Ciao, sono Enzo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo tutto il procedimento che utilizzo per realizzare questo genere di fotografia, quindi parliamo di fotografia still life. In questo caso andrò a fotografare quindi questa bottiglia, andremo a vedere passo passo tutti quelli che sono i passaggi, quindi dalla fase di scatto fino alla post produzione. Ma intanto l'intro, poi parliamo del resto. Ok, ti rubo circa 30 secondi per ricordarti che ho finalmente aperto la mia scuola di fotografia online. Troverai tutta una serie di videocorsi, è tutto online, ma l'ho voluto anche rendere il più pratico possibile, per questo ho scelto di creare dei workshop che usciranno con cadenza mensile, nel quale ti porto con me virtualmente in diverse situazioni, per cui davvero fotografia sul campo, dove passiamo dalla fase di scatto alla fase di modifica, per cui attraverso Lightroom e Photoshop, tantissima roba, non te la sto qui a dire, però ti lascio il link qui sotto dove puoi trovare tutte le informazioni utili. Iniziamo quindi col parlare dell'attrezzatura e delle impostazioni che andrò a utilizzare per realizzare questo scatto. Io in genere qua in studio utilizzo la mia D800, per questo tipo di scatto utilizzerò l'85 mm, la FD1.8, sempre della Nikon. Vi dico subito che per questo genere di fotografie, anche se avete magari uno zoom va benissimo, la cosa importante è scegliere delle focali che vadano da 50 mm in su, anche se siamo su APS-C. Questo sarà importante per evitare tutta quella serie di distorsioni che invece potremmo ritrovare, ad esempio su focali molto più grandangolari, come 18 anche 24 mm, in quel caso dovremmo avvicinarci parecchio al soggetto, avremmo delle deformità che secondo me si addicono poco a questo genere di scatto. Quindi 50 mm, 85 mm, ma anche a salire un 100 mm per questo genere di fotografia secondo me è davvero ideale. Per quanto riguarda invece il corpo macchina, essendo soprattutto in una condizione di luce controllata, io adesso andrò a utilizzare un flash, adesso tra poco di questo ne parliamo, e vi assicuro che si potrebbero ottenere degli ottimi risultati anche utilizzando delle macchine entry level. Adesso andiamo a vedere un attimo più nello specifico i parametri che andrò a utilizzare per questo scatto. Come vi dicevo, siamo in una condizione ottimale perché sarò io a decidere la potenza del flash, quindi non ho problemi né per quanto riguarda gli ISO né per quanto riguarda la velocità di scatto né tantomeno per il diaframma. Adesso, partendo da quello che è il diaframma, anzi avendo un fondale in questo caso neutro, non mi interessa chiaramente andare a sfocare, non ho nessun elemento di disturbo, anzi andremo pure a scontornare poi, quindi la parte del fondo mi interessa ancora meno. Quello che farò quindi sarà scattare a un diaframma molto chiuso, penso intorno a un f14, un f11, questo per ottenere una buona qualità. Sicuramente quello che faccio soprattutto in questo obiettivo qua è chiaramente importante conoscere a fondo quella che è la propria attrezzatura. Io so che se l'andassi a utilizzare ad esempio alla massima chiusura del diaframma, ad esempio f16, questo specifico obiettivo inizierebbe ad avere un calo di qualità, per cui evito di andare a chiudere il diaframma così tanto. Penso che intorno a f11 f14 andrà benissimo. Stesso discorso per quanto riguarda gli ISO: avendo molta luce a disposizione andrò a utilizzare chiaramente gli ISO più bassi possibili. In questo caso saranno i 100 ISO, che sono quelli nativi della fotocamera. Anche qui vi consiglio, se avete magari i 200 ISO minimi, impostate quelli, è inutile andare a impostare 100 ISO magari che non sono più quelli realmente nativi della fotocamera, perché lì ci sarebbero delle compressioni in più, per cui utilizzate semplicemente gli ISO nativi della vostra fotocamera, quelli più bassi. Mentre per quanto riguarda la velocità di scatto sarà abbastanza relativo, perché stiamo utilizzando un flash, quindi sarà importante quanto più non salire sopra quelli che sono i tempi di sicurezza, quindi per evitare l'effetto della doppia tendina, quindi vedere questa banda nera. Io starò intorno a un 125esimo, penso che sarà già un ottimo tempo. Altro dato importante chiaramente sarà il formato con il quale andiamo a scattare. Io chiaramente utilizzerò il RAW ed è quello che vi consiglio di fare, tutta più io molto spesso utilizzo RAW più JPEG, ma in questo caso sono già sicuro di utilizzare soltanto i file RAW. Quindi andrò a scattare attraverso il negativo digitale Nikon, poi lo andremo a lavorare prima su Camera RAW, poi passeremo in Photoshop. Vado adesso intanto a impostare la fotocamera per scegliere l'inquadratura giusta. In questo caso chiaramente farò uno scatto verticale dato il tipo di soggetto,
e sarà anche importante, soprattutto in questo caso, andare a scegliere, diciamo, un frame abbastanza stretto, dato che tutto quello che c'è intorno sinceramente non mi interessa, sarà un fondale bianco. Cercherò di sfruttare al massimo quelli che sono i megapixel della fotocamera, e questo posso fare chiaramente cercando di inquadrare nella maniera più stretta possibile appunto il soggetto, evitando di fare delle inquadrature troppo grandi per poi andare a croppare, quindi andare a togliere via dei pixel. Vado quindi a scegliere l'inquadratura, e una volta scelta l'inquadratura vado intanto a fare uno scatto di prova, e questo intanto mi serve per capire se i parametri di scatto sono giusti anche in rapporto a quella che è la potenza del flash. Infatti, utilizzando un flash esterno, l'esposimetro della fotocamera smette praticamente di funzionare, nel senso non ci darà delle informazioni utili. Dovremo quindi fare o delle prove di scatto, poi vedere a monitor, aiutandoci anche con quello che è l'istogramma, o se abbiamo un esposimetro esterno andare a fare una misurazione della luce. Adesso parliamo però più dello specifico di quello che è il tipo di illuminazione che sto utilizzando. Come vi dicevo, è una torcia da studio, questa è una torcia Metz da 400 watt e la sto utilizzando insieme a questo softbox rettangolare, sempre della Metz, è un 50x70 cm. La cosa che trovo importante per fare questo tipo di fotografie, soprattutto a una bottiglia di vino che, essendo un materiale molto riflettente, come vedete va a riflettere chiaramente tutto quello che è il riflesso, quindi la forma del softbox. Se avessi utilizzato ad esempio un Ottobox, quindi un softbox con 8 angoli, avrebbe avuto una forma diversa, anche il riflesso sarebbe stato quindi di una forma completamente diversa, sarebbe anche stato più difficile gestirlo. Mentre per questo genere di foto trovo che il formato rettangolare, tutto al più quadrato, si presti decisamente meglio. Adesso, come dicevo prima, questa è una torcia da studio, ma nel caso in cui abbiate magari uno speed light o anche una luce continua va benissimo ugualmente. L'unica cosa davvero importante è avere un diffusore, quindi che vada ad ammorbidire la luce, perché diversamente sarebbe l'effetto sarebbe davvero sgradevole, perché avremmo una luce eccessivamente dura. Mentre per quanto riguarda il posizionamento del punto luce, io ho scelto in questo caso di metterlo abbastanza laterale, come vedete va a creare questa banda chiara. Adesso magari proverò, anche utilizzando questo un banale scatolo bianco, andrà benissimo per andare a fare appunto andare a creare un ulteriore punto di schiarita, quindi cercando di dare una maggiore tridimensionalità anche all'immagine. Quindi mi basterà andarla a posizionare anche in questa maniera. Altra cosa importante è anche la distanza. Come vedete, io cerco di tenerlo il più vicino possibile e anche il più basso possibile per evitare delle bande nere qui sotto. In questo caso quantomeno mi interessa che questa fascia di luce arrivi proprio dalla parte alta fino alla parte bassa. Quindi vado a posizionare anche questo diffusore e vado a provare un altro scatto. Posso adesso anche provare chiaramente magari diverse posizioni, anche per quanto riguarda il riflesso, giusto per capire magari in quale maniera risulta meglio il soggetto, quindi in quale maniera riusciamo a illuminarlo nel migliore dei modi. Quindi provo a fare qualche scatto e poi passiamo direttamente al PC per andare a lavorare questo file. Ok, siamo adesso all'interno dell'interfaccia di Photoshop, scelgo di importare soltanto questa fotografia, quindi la andremo a lavorare su Camera Raw. Una volta che la vado quindi a importare all'interno del programma, automaticamente verrà aperto il plugin, ovvero Camera Raw, che mi consente di andare a lavorare, quindi andare a sviluppare direttamente il negativo digitale. Ho quindi scelto questa immagine, prima cosa vado a raffreddare leggermente il bilanciamento del bianco, perché mi sembra così un po' eccessivo, quindi lo porto 5400, in questo caso dovrebbe andare anche meglio. Stesso discorso per la tinta, provo a fare davvero piccole correzioni, perché in questo caso trovo davvero indispensabile andare a rispettare quelli che sono i colori che hanno scelto per l'etichetta, come anche per la bottiglia. Adesso, fatto questo, abbasso leggermente l'esposizione perché vorrei poi andarla a recuperare in altro modo. Provo anche a recuperare un po' di alte luci, soprattutto questa zona di qua, non vorrei bruciare delle informazioni. Vado a scurire poi un po' con i neri e ad aprire leggermente le ombre. Andrei poi ad aggiungere un po' di chiarezza, e già questo passaggio mi va ad aumentare il contrasto, quindi potrei anche decidere di abbassare nuovamente il contrasto. Provo anche ad aggiungere un po' di texture, che lavora in maniera molto più fine anche rispetto a quella che è la chiarezza. Proverei ad aggiungere anche un poco di vividezza, senza esagerare, intorno a un 13-14. Infine, sulle curve, per andare a controllare meglio quello che è il contrasto. Trovo che le curve siano davvero il miglior
strumento possibile per proprio per andare a gestire il contrasto dell'immagine. Ok, diciamo che così potrebbe andare bene. Adesso, fatte queste prime regolazioni, vado ad aprire l'immagine all'interno di Photoshop. Una volta aperta su Photoshop, vado su livelli, intanto vado a creare un duplicato, quindi questo sotto rimarrà l'originale. Questo per adesso rinomino copia. E su questo livello andrei a fare quindi tutte queste piccole correzioni. Vedi, ad esempio, questo è un difetto del vetro della bottiglia, questa lineatura. Guardandolo adesso così da vicino risalteranno tutti quelli che sono i pulviscoli, quindi le parti di polvere, le piccole imperfezioni del vetro. E trovo che in Photoshop ci siano gli strumenti per procedere meglio, quindi per andare a ripulire queste parti. Io andrei a utilizzare lo strumento correttivo al volo. In questo caso penso che dovrebbe fare anche un ottimo lavoro, quindi andrò velocemente a cancellare tutte queste piccole imperfezioni. Anche qui c'è un piccolo difetto dell'etichetta. Adesso mi andrò a concentrare soprattutto sulle parti magari più fastidiose, che sono più evidenti. Ad esempio questa parte di qua, questa linea, se voglio andarla a cancellare con lo strumento correttivo al volo, anziché cercare di fare una linea, quindi seguire così a mano, è anche abbastanza difficile. Adesso faccio CTRL Z per andare indietro, mi vado semplicemente a posizionare su questo punto, faccio un click, dopodiché mi sposto su quest'altro punto in basso, tasto maiuscolo da tastiera, vado a fare un altro click e vedi come si va a creare questa linea retta, mi va quindi a ripulire appunto questa linea, questo difetto del vetro. Tolto il grosso, perché altrimenti ci vorrebbe davvero tantissimo tempo per andare a togliere tutte queste piccole imperfezioni, ma direi che già così rispetto all'inizio va sicuramente meglio. Adesso andrei intanto ad aggiustare un attimo il taglio, perché non è esattamente dritta, quindi provo a raddrizzarlo un attimo, già così dovrebbe andare meglio. La piazza al centro, ok. Potrei ad esempio anche decidere di ripulire questa parte anziché utilizzare lo strumento correttivo al volo, andrei a utilizzare in questo caso lo strumento clona, quindi vado a campionare parti qui vicino e vado semplicemente a ripulire queste parti che danno poi magari un po' di fastidio. Di volta in volta ti consiglio di campionare sempre le zone più vicino dove vai a lavorare. Adesso, fatto questo lavoro, volevo intanto andare a scontornare questa bottiglia, così con l'occasione vediamo anche quelli che sono i tracciati per fare le selezioni, perché tra tutti i vari sistemi di scontorno che abbiamo penso che lo strumento penna in questo caso sia quello più indicato. È vero che abbiamo un fondale neutro, per cui teoricamente sarebbe anche abbastanza semplice andare a scontornare, però vedi, ci sono già queste parti che si andrebbero facilmente a confondere. Ad esempio, se vado a utilizzare uno strumento automatico di selezione, potrebbe essere lo strumento di selezione rapida, magari anche utilizzando la nuova funzione, quindi seleziona soggetto, vediamo che tipo di lavoro va a fare. Potremmo vedere che in apparenza ha fatto un buono scontorno, ma in realtà, vedi, se ci andiamo a avvicinare, non è stato in grado di scindere queste due parti, quindi le ha confuse, perché in realtà qui c'è questa sfumatura di bianco che effettivamente poi è difficile da riconoscere. Stesso discorso anche qui, quindi personalmente andrei a utilizzare in questo caso una tecnica molto più raffinata, se vogliamo anche un po' più lenta magari per procedere. Questo sicuramente però ci consente di avere un risultato migliore, quindi CTRL D, vado a togliere la selezione, andiamo a utilizzare lo strumento penna. Adesso, per quanto riguarda lo strumento penna, che io trovo che per fare determinate selezioni sia davvero lo strumento migliore in assoluto, perché riusciamo a fare delle selezioni molto pulite tramite quelli che sono i tracciati. Come vedi, qui sto facendo scorrere il video a velocità, perché è comunque una tecnica che richiede un determinato tempo, insomma fare questo tipo di selezioni richiede, devo dire, soprattutto pratica, perché poi non è uno strumento tanto complicato da capire, quanto più richiede davvero tanta pratica per poi saperlo utilizzare in una
certa maniera. Però un consiglio che mi sento di dare per chi utilizza lo strumento penna è quello di cercare di creare meno punti possibili. Vedo molto spesso persone che davvero per fare una selezione anche abbastanza semplice magari utilizzano non so quanti punti. L'ideale invece è partire dai punti minimi, quindi fare una selezione intanto abbozzata, poi magari aggiungere i punti quelli davvero strettamente necessari per avere proprio un tracciato il più pulito possibile. Detto questo, comunque, se non hai mai utilizzato lo strumento penna, puoi comunque arrivare a dei buoni risultati anche utilizzando altri strumenti come il lazzo poligonale, ad esempio, aiutandosi poi anche con quelle che sono le selezioni automatiche. Ok, una volta creata la selezione con i tracciati, vado a spegnere il livello sottostante, mentre nel livello superiore, quello che sarà la copia, vado a creare quindi la mia maschera. Come ti dicevo, creare selezioni attraverso i tracciati trovo che sia il modo migliore per creare delle selezioni così pulite. Adesso vado anche a mettere quindi uno sfondo sotto che vado a riempire, quindi tasto Alt F5, vado a riempire di bianco, l'ho già selezionato qua, quindi do ok e iniziamo ad avere l'immagine della nostra bottiglia come da catalogo, quindi con questo fondale bianco. Adesso magari potremmo anche decidere in questo caso sempre su questo livello di andare a fare ulteriori lavorazioni. Quello che andrei a fare velocemente su questo livello, semplicemente magari vado qua su immagine, regolazioni, ombre, luci, qui da dei valori chiaramente di default magari esagerati, però andrei semplicemente a aumentare leggermente la quantità, quindi andrei a rendere più luminose le ombre e anche il fattore, magari anche un solo punto, quindi un 1% già va a recuperare un minimo di alte luci. Questo perché adesso lavorando con un fondale estremamente bianco magari la bottiglia risulta quasi troppo scura. Quindi intanto do l'ok, poi Ctrl M, vado nuovamente a lavorare con le curve, vado ad aumentare un po' l'esposizione generale e più che creare un S morbida comunque magari riporterei qui a zero le ombre senza andarle a scurire ulteriormente, lascerei invece questo punto quindi andare a riprendere un po' di alte luci. Questo sempre perché va comunque adattato a questo fondale così chiaro, quindi ho cercato di regolarlo di conseguenza, quindi do anche qui l'ok. Adesso l'ultima cosa che potrei fare sarebbe quella di andare a creare un riflesso. Prima di procedere, quello che faccio, vado comunque ad aumentare lo spazio della bottiglia, questo perché ci servirà poi appunto lo spazio sotto per andare a creare questo riflesso, quindi vado a aumentare in questa maniera. Adesso se vedi questa texture di sfondo è semplicemente perché il fondale in questo caso non è completamente riempito. Beh, basterà nuovamente tasto maiuscolo più F5, andiamo a riempire completamente lo sfondo. Adesso, come ti dicevo, andiamo qui su questo livello, Ctrl J lo vado quindi a duplicare, avrò quindi un duplicato di questa bottiglia. Il problema adesso è che avendo questa maschera selezionata e andando a fare una trasformazione, perché dobbiamo andare a capovolgere, poi dobbiamo anche fare tutta un'altra serie di passaggi, adesso li vediamo piano piano, però quello che ti consiglio di fare in questo caso è di eliminare la maschera. Quindi io la vado a prendere, la vado a cestinare, mi dice applica, annulla, elimina, io scelgo di applicare, andrò quindi in questo caso a cancellare lo sfondo ma lasciando appunto quella che è la selezione. Adesso fatto questo, Ctrl T o Command T, vado intanto a capovolgere l'oggetto e per farlo ti basta fare clic con il tasto destro all'interno dell'area di trasformazione, scendiamo qua su rifletti verticale. Adesso lo vado a posizionare dove più o meno voglio andare appunto a creare questo tipo di riflesso. Cosa importante, ti sconsiglio chiaramente di fare robe del genere. Adesso questo livello è sovrastante, ma anche se fosse sotto, quindi lo vado a portare qui sotto. Ecco, ti sconsiglio assolutamente di cercare in qualche modo di far combaciare così l'immagine, perché diventa chiaramente un artefatto fin troppo vistoso. Un riflesso reale non andrà mai a creare in realtà un'immagine speculare, per come la vediamo adesso. Cerchiamo quindi intanto di farlo combaciare, deve essere poi chiaramente al centro, ma questo poi lo possiamo anche muovere pian piano, quindi possiamo fare dei piccoli aggiustamenti, ma ti consiglio anche da subito di cercare di allinearlo nella maniera corretta, perché quando facciamo la trasformazione poi ci basiamo su quello che vediamo. Quindi nuovamente Ctrl T, adesso attraverso queste maniglie potremmo provare a creare
quindi una deformazione, una trasformazione, anzi meglio, che vada a simulare quello che è un riflesso. La cosa che mi interessa in realtà è andare a creare lo stesso senso che ha qui la forma della bottiglia, quindi queste curve, per come le vediamo qui sull'immagine originale, dovranno essere identiche anche qui sotto. Questo è l'unico modo per cercare di avvicinarsi a quello che sia un riflesso quanto più verosimile possibile. Quindi potremmo intanto provare a fare questo tipo di trasformazione. L'unico vero problema, come puoi vedere, si riesce, adesso intanto do l'ok, si riesce in qualche maniera ad avvicinarsi a quella che è, diciamo, la curvatura di questa etichetta, però non basta. Torno quindi indietro prima della selezione, nuovamente Ctrl T, tasto destro, vado su Alter, vado ad applicare, vedi qua su personale, vado ad applicare intanto un'arcata. Adesso parte nel senso opposto, ci basterà prendere questa singola maniglia e portandola giù va a lavorare in maniera più simmetrica, già rischiamo meno di avere magari un angolo più alto, un angolo più basso, e cerchi il più possibile di far combaciare quindi questo collegamento, insomma quello che sarà poi il riflesso con la bottiglia. Per adesso mi fermo qui, nel senso che do l'ok, provo nuovamente a riallineare, in questo momento mi fermo qui. Intanto, cosa che avevo dimenticato, qui scrivo riflesso su questo livello così non vado a confondere poi i singoli livelli. Adesso fatto questo, nuovamente Ctrl T, tasto destro, vado nuovamente su Alter, da qui attraverso queste maniglie ma anche quest'angolo forse un po' di più posso provare quindi ad agganciare queste parti, cercare di renderle il più simile possibile. Io in realtà vorrei riuscire anche a farle poggiare, quindi proviamo in questa maniera, intanto da due angoli e poi dalle maniglie eventualmente provo leggermente ad abbassare. Cosa importante, evitate questo movimento, vedi, perché se porto verso destra tutta questa parte, quindi anche la scritta, si va a deformare, quindi cerchiamo di muovere soltanto verso l'alto e verso il basso. Va bene, adesso si va a creare questo spazio bianco, ma ci possiamo anche pensare in un secondo momento, per cui arrivato a questo punto do nuovamente ok. Piano piano ci stiamo avvicinando, ci sono ancora delle imperfezioni, ma adesso piano piano ci arriviamo. Quindi nuovamente tasto Ctrl T, tasto destro, vado sempre su Altera. E stavolta anziché lavorare su queste maniglie, provo a prendere qui questa parte e sollevarla leggermente. Ed eventualmente tramite le maniglie cerco di trovare il giusto compromesso per creare qualcosa di più veritiero possibile. Per adesso potrebbe andare bene così, provo soltanto a stringere un po' quest'angolo perché mi convince poco. Stesso discorso qua. Do nuovamente ok. Adesso questa zona potrebbe essere anche abbastanza convincente. La cosa che mi convince poco, vedi, è questa etichetta che ha proprio una curvatura completamente diversa. Quello che faccio quindi è lo strumento di selezione rettangolare. Vado a selezionare soltanto questa parte, sempre poi Ctrl T da tastiera, tasto destro del mouse, altera. In questo modo non vado quindi più a toccare questa zona, lavorerò soltanto sull'etichetta. Adesso attenzione qui, chiaramente se io vado verso il basso vedi come si vanno a creare questi spazi, ma in realtà quello che dobbiamo fare è proprio l'opposto, quindi mi metterò all'incirca in questa zona, provo ad ammorbidire un po' questa curva cercando di renderla più simile possibile a quella che abbiamo di sopra. Anche qui attenzione, movimenti verso destra, verso sinistra, vedi come si vanno a creare delle deformazioni davvero sbagliate. E una volta che riesco chiaramente a trovare un tipo di curvatura che sia abbastanza simile, poi do l'ok, Ctrl D, vado quindi a togliere la selezione e direi che per adesso potrebbe andare bene così. Adesso mi sono anche concentrato soprattutto su questa zona perché so già che qui andrò ad applicare una maschera, anzi lo vado a fare subito, quindi su questo livello vado a creare una nuova maschera. Poi con lo strumento sfumatura, vedi, io qua ho una sfumatura che parte dal nero verso il trasparente, mi vado a posizionare qui e vado a tirare, vedi, cerco di far un po' chiaramente scomparire questo riflesso perché in realtà i riflessi non sono mai così netti e uniformi. Quindi vado a creare su questa maschera un tipo di sfumatura che già possa dare una parvenza
quanto più verosimile. Potrei anche decidere, magari tramite l'opacità, di abbassare leggermente questo livello. Ctrl 0, guardiamo l'immagine nell'insieme. Diciamo che ci stiamo avvicinando, si può ancora fare qualcosina per renderlo ancora più convincente. Adesso, guardandolo nell'insieme, magari sì, andrei anche ad abbassare ancora di più l'opacità. Proviamo all'incirca, sì, all'incirca un 60%. Adesso, altre cose che fare in questa situazione. Vado a creare un livello vuoto che sta tra la bottiglia e il riflesso. Questo perché voglio andare a creare una leggera ombra, quindi per far vedere che questa bottiglia comunque si poggia su qualcosa. Penso che una leggera ombra ci possa aiutare, insomma, a rendere un po' l'effetto leggermente più realistico. Adesso quindi selezionate il pennello, colore nero, sono opacità 100%, ma vado ad abbassare il flusso all'incirca un 24%, dovrebbe andare bene. E vado a fare delle piccole pennellate qui sotto. Adesso l'effetto è chiaramente troppo forte, ma per adesso esagero, perché tanto so che posso comunque poi andare a lavorare sull'opacità. Per adesso mi interessa soprattutto vedere appunto l'ombra dove si va a riflettere. Adesso così è leggermente eccessivo, posso quindi andare su opacità, vado a regolare ad esempio anche un 75%, forse dovrebbe andare bene. Già, questa leggera ombra ti faccio notare chiaramente che è sottostante il livello della bottiglia, infatti se lo vado a cancellare vedi, questo è importante chiaramente che stia sopra, dà secondo me già un effetto più piacevole, sembra che realmente poggi su qualcosa. Adesso, prima di andare avanti perché vorrei applicare un filtro, faccio tasto destro e lo converto in oggetto avanzato, questo perché mi darà poi la possibilità eventualmente di tornare indietro se ho dei ripensamenti, quindi andare indietro anche per quanto riguarda questo tipo di lavoro, perché quello che vorrei fare, quindi qua sul riflesso vado sul filtro, controllo la sfocatura, andrei a dare adesso così eccessivo un 30 pixel è troppo, magari anche 10 forse è troppo, provo a dare davvero una minima sfocatura per dare questo effetto magari di riflesso sul vetro o comunque su un materiale riflettente. Penso che anche all'incirca un 6, 5,8, dai, va bene, do l'ok. Avendo convertito questo livello come oggetto avanzato, vedi, ho qui i filtri avanzati, quindi in qualsiasi momento potrò tornare indietro, eventualmente andare a cancellare il singolo filtro senza dover rifare tutto il livello perché magari ho avuto dei ripensamenti. Ok, ultimissima cosa, decido di creare un'altra maschera su questo livello. Con il pennello inverto qui con la lettera X, quindi vado nuovamente sul nero, faccio un pennello morbido molto grande e provo soltanto a schiarire questa parte centrale. E questa è l'immagine ultimata. Ok, direi che anche per oggi è tutto, come al solito se avete domande da fare sapete dove scrivere, per il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!